Marco, finalmente il rientro, è il rientro champagne praticamente. Abbiamo fatto saltare il tappo con un gol nel finale che ha fatto respirare la squadra, ma anche a te personalmente ha dato tanta soddisfazione dopo tanta sofferenza. Sì, dopo 5 mesi di infortunio sono contento per aver segnato, ma soprattutto per la vittoria di squadra perché stavamo soffrendo e per fortuna poi è arrivato il 2-0 e con un mio gol sono doppiamente felice. Come hai vissuto quei 20 minuti in cui sei stato in campo dal punto di vista fisico e dal punto di vista emozionale? Dal punto di vista fisico diciamo che non ci ho pensato, era più l'ansia, la voglia di giocare. Dopo 5 mesi ha prevalso su tutto e quindi sono stato molto contento e tutto il resto, tutti i dolori magari fisici che ho accuso in questi giorni, in queste settimane, non ho sentito minimamente. Come hai visto la prestazione della squadra in virtù di questa seconda trasferta e seconda vittoria consecutiva? Stiamo lavorando molto bene in settimana, stiamo crescendo, siamo tutti ragazzi con qualche grande e sinceramente il lavoro del mister, dello staff, di tutti quanti si sta vedendo giorno dopo giorno e quindi siamo contenti, speriamo di continuare così perché è la strada giusta per arrivare e per raggiungere altri obiettivi. Oggi si è vista una squadra quadrata, una squadra determinata, un gioco veramente di squadra. Che l'infortunio di Cassano abbia tenuto ancora più salda lo spirito di gruppo. Sì, sicuramente. Io dal primo giorno che sono arrivato ho notato questo, che c'era già da prima un bel gruppo e con i nuovi innesti, insomma, è ancora diventato più forte. Quindi dobbiamo questa vittoria anche a lui, se oggi è andata bene, insomma. Domenica ci aspetta il rientro fra le mura di casa in un terreno di gioco completamente rinnovato. Si rinnova una curiosità da parte degli sportivi di Nardò di rivedere questa squadra all'opera che in queste due partite si è vista crescere proprio in maniera palpabile. Sì, domenica sarà un'altra battaglia, noi la prenderemo sempre come stiamo prendendo, come stiamo affrontando tutte le gare, perché ogni gara è diciamo, ha la stessa valenza e quindi bisognerà lottare soprattutto sul nostro campo perché avremo un fattore più che il nostro pubblico, quindi dovremo fare bene, insomma. La offrirai una cena a Chiara Matenga? Come no, devo ringraziare anche lui, Giovanni Chierematengo, perché è stato eccezionale. Infatti è stato il primo che ho abbracciato subito e per me è come se avesse segnato lui. Un gol per un attaccante al rientro dopo un infortunio, quanto vale? Vale tantissimo, tantissimo, vale tantissimo, spero di poterne fare altri, mi devo mettere sotto a lavorare bene perché sono un po' dietro fisicamente, però mi metterò insieme agli altri, insomma, a lavorare insieme agli altri. La dedichiamo a Cassano questo gol. La dedichiamo a Cassano e un ringraziamento ancora particolare anche a Giovanni Chierematengo perché è merito anche suo. D'accordo, grazie mille Marco. Grazie.